Ciao a tutti e bentornati nel canale. Io sono Maui, se non mi conoscete, sono la content creator ufficiale di Genshin Impact, streamer di Genshin e posto anche video qua sul canale YouTube dedicati a Genshin e non solo. Mi piacciono in generale i videogiochi, principalmente sono appassionata di giochi gacha e giochi Nintendo, ma oggi siamo qui per parlare delle novità su Genshin Impact. Perché, ebbene sì ragazzi, oggi abbiamo una novità freschissima. Abbiamo ufficialmente il drip marketing dei nuovi personaggi di Genshin che vedremo nella patch 3.6. Che sono Baisu e Cave. I nostri signorini sono stati annunciati stamani alle 8 del mattino, siamo stati svegliati a questo bellissimo buongiorno e sappiamo già che saranno i protagonisti della patch 3.6, che è stimata arrivare intorno alla metà di aprile, stando ai calcoli, considerando che la patch attuale, la 3.4, sta terminando e sta arrivando la 3.5, la quale vedremo iniziare il primo di marzo. Conteggiando più o meno le tempistiche, intorno alla metà di aprile avremo la 3.6, che ci porterà sicuramente Baisu, Cave e anche altri personaggi che verranno annunciati nella presentazione della patch che vedremo a circa 10 giorni dall'arrivo della patch successiva, quindi diciamo intorno all'inizio di aprile stesso. Comunque, siamo qui oggi per parlare di questi personaggi e ci sono stati scaraventati in faccia, dei quali sappiamo veramente pochissimo. Io comunque, se non mi conoscete, vi invito a iscrivervi al canale, passate sul sito Viola dove parliamo tutti i giorni di Genshin e giochiamo insieme, seguitemi su tutti i social, Instagram, TikTok, dove comunque il fulcro di tutto è sempre Genshin Impact. Sono una cosplayer di Genshin e metto anche tutti i video meme di Genshin, quindi vi aspetto un po' ovunque, vi lascio tutti i link sotto, ma adesso dedichiamoci ai nostri nuovi personaggi. Il primo che incontriamo come ordine di apparizione nella storia è sicuramente Baisu, che sappiamo svolgere il ruolo di farmacista alla farmacia Bubu di Liyue. Infatti è un personaggio che vive e risiede a Liyue. Sappiamo dalla splash art che ci mostra, ma abbiamo già visto anche in game, la sua bellissima vision di origine di Liyue, però dendro, e quindi conosciamo l'elemento. Ovviamente nelle informazioni ufficiali non abbiamo né informazioni sull'arma che utilizzerà, tantomeno ovviamente sulla sua gradazione, se sarà un 4 o un 5 stelle. Nelle news ufficiali ancora non è stata rilasciata questa informazione, però abbiamo un po' di informazioni sul personaggio. La prima ce l'ha da proprio Cici, la quale descrive in questo modo Baisu nel suo diario: quando il dottor Baisu è preoccupato rimane in silenzio, odia la morte ma ne esplora ogni suo aspetto, non riesco più a comprenderlo ma non importa, so che il dottor Baisu è una brava persona. Questa piccola informazione di Cici ci dà un piccolo incipit su quello che sia il personaggio e questa viene poi successivamente seguita da una spiegazione più accurata di quello che Baisu fa. A Liyue, presso la farmacia Bubu, c'è un dottore chiamato Baisu, ha rimedi per tutti i mali e le miserie, ma sono amari come il fiele. Questa filastrocca è molto diffusa al pendio di Feiyun ed è usata dai genitori come avvertimento ai figli di non ammalarsi o di tecare a prendere medicine amare. Tuttavia, il dottor Baisu, il protagonista della filastrocca, non sembra essere temuto affatto dai bambini, che lo chiamano affettuosamente signor Baisu. Questa impressione è una gran parte dovuta al suo comportamento gentile e alle sue parole amichevoli, al punto che tutti affermano come conversare con lui sia piacevole tanto quanto la brezza primaverile. Non importa quanto siano ansiosi i suoi pazienti, il sorriso di Baisu placa sempre i loro animi. Sfortunatamente Baisu non può salvare tutti, neanche se stesso. L'erborista Gui della farmacia Bubu sostiene che Baisu non stia affatto bene e che spesso, dopo le visite, torni a casa per recuperare le energie. Nonostante questo, lo si vede sempre sorridere. Un giorno l'erborista Gui lo interrogò al riguardo e lui rispose: «Se un medico non ha una bella cera, come fanno i suoi pazienti a fidarsi delle sue cure?» Baisu affronta ogni giorno in questo modo, assumendo medicina amare e nascondendo il dolore dietro a un sorriso. Queste sono le informazioni che per ora abbiamo sul personaggio. Più avanti, quando ci sarà la presentazione della patch, scopriremo anche il gameplay e altri dettagli. Però è molto interessante come attraverso queste piccole informazioni iniziali conosciamo un lato del carattere di Baisu che non sapevamo. E questo ci permette comunque di apprezzare un personaggio ancora prima che arrivi. Il personaggio presentato durante questo drip marketing è Cave, che abbiamo conosciuto recentemente completando e arrivando in fondo all'arco in questa di Sumeru. Quindi probabilmente per chi è indietro con il gioco sarà un personaggio che non hanno mai visto o che non conoscono minimamente. Noi abbiamo poche informazioni su Cave, ma sappiamo che sono tutte molto importanti. La prima è che è un architetto di Sumeru, e questo è il suo ruolo all'interno, diciamo, dell'organizzazione di Sumeru. E la seconda, che è anche la più importante, è il coinquilino di Alaitham, con il quale ha spesso screzi e una sorta di antipatia, ma che in realtà si vede che c'è là un'effettiva e grande amicizia. Ed è molto divertente il fatto che comunque di questa amicizia ci viene presentata tramite il fatto che Alaitham, nella sua idol,
Idol, che conoscerete tutti, tira fuori dalla tasca delle chiavi con una sorta di portachiavi a forma di leone, che sono le chiavi di Cave, che ha portato via di casa, e quindi Cave non riuscirà a rientrare in casa finché non tornerà il nostro Laytham. Detto questo, adesso andiamo a leggere le piccole informazioni che ci vengono date anche sul personaggio di Cave. La prima è un estratto appunto di un'affermazione fatta da Laytham, che dice così: c'è una cosa che talvolta gli studiosi di Sumeru tendono a nascondere. Per alcuni avere talento è un peso. Tuttavia, questo punto di vista può essere una scusa. Infatti, prima ancora del talento, è il carattere di una persona a determinarne il destino. Queste sono tutte teorie che Cave si ostina a rifiutare. E quindi questo è un altro piccolo dissing velato che il nostro Laytham fa al suo bestie, perché noi abbiamo capito che in realtà loro si vogliono un gran bene. Piccole informazioni in più che possiamo avere su Cave sono le seguenti: anche su Cave abbiamo una piccola descrizione sul suo ruolo attivo all'interno della città, ossia è un rinomato architetto di Sumeru, conosciuto come la stella del Kashrevar. Perdonatemi ovviamente per le pronunce dei nomi di Sumeru, io ci provo a impararli, però sono veramente complicati. È una delle personalità più prominente nel suo campo. In qualità di architetto, ed essendo stato un allievo eccellente, Cave gode di un'ottima reputazione fra gli studenti del Kashrevar, e molti di loro lo reputano un modello da seguire. Sfortunatamente la sua carriera non procede così bene come tutti pensano. Lo stesso vale per gli altri aspetti della vita. Le luci, i pettegolezzi, la fama non sono altro che sciocchezze. La bravura di Cave come architetto va oltre l'ordinario. Dedica anima e corpo al suo lavoro e al suo perseguimento della perfezione nell'estetica e nell'architettura. Sebbene l'architetto non sia colui che esegue il lavoro di costruzione, è comunque responsabile di ogni suo aspetto e dettaglio, come la sicurezza e la praticità del progetto. Cave, in qualità di miglior architetto del settore, presta molta attenzione agli elementi artistici e culturali del processo. Per lui, i progetti, talmente slegati dalla realtà, non possono che restare mere fantasie. Ogni costruzione deve avere fondamento nella realtà. Detto questo, è difficile credere che un architetto così brillante potesse mai fallire a causa di solo progetto. Fortunatamente, poche persone sono a conoscenza di questo suo fallimento e la maggior parte delle persone coinvolte continua a tacere al riguardo. Cave, dal canto suo, teme che la notizia possa diffondersi. La sua vita attuale è molto diversa da come la vorrebbe. Ci presentano Cave come un personaggio un po' insoddisfatto di quella che è la sua vita attuale. Fa l'architetto, ma vorrebbe appunto fare di più. Si distacca, diciamo, da tutti i pregiudizi e tutta la parte più frivola della società, e lui vuole lavorare ed essere il migliore nel suo campo. Per ora, purtroppo, queste sono le informazioni che abbiamo. Sappiamo i loro nomi, sappiamo le loro vision, sappiamo un po' un piccolo background che ci racconta qualche aspetto delle loro personalità, ma non sappiamo altro riguardo ovviamente al gameplay, alle armi e ovviamente anche alla loro gradazione. E occhio bene, se sapete qualcosa è materiale non ufficiale, quindi attenzione a commentarlo nei commenti, perché comunque non è ufficialità nelle informazioni e bisogna stare molto attenti da quelli che sono i leak che sono stati rilasciati magari, che non vanno a dare rispetto in questo momento a coloro che stanno lavorando allo sviluppo di un personaggio e che stanno preparando un gameplay che poi ci mostreranno comunque fra 30 giorni. Quindi se avete tante informazioni vi chiedo per favore di non scriverle qui in questo video, perché appunto è un video che si basa su quello che viene rilasciato in maniera ufficiale direttamente dagli annunci dell'Oiverse, che per ora ci ha dato questo: piccole infarinature, l'annuncio effettivo di un loro arrivo durante la 3.6, che sappiamo essere stimata intorno alla metà di aprile. Quindi sappiamo il periodo, sappiamo chi arriva, è solo una questione adesso di farmare. Io vi dico, personalmente, dal mio punto di vista, sono molto emozionata per entrambi i personaggi. Baizu lo aspetto da tanto, senza saper mai se sarebbe stato pullabile o meno, ma ci speravo, perché comunque era un personaggio all'interno della sfera di Liyue che era l'unico di quelli presentati che aspettavo che mi dicessero sì, lo potrai pullare, perché comunque ci speravo, mi sembrava bello caratterizzato nella sua estetica e in come veniva mostrato, e quindi volevo saperne di più e magari anche giocarlo un giorno. Cave, da quando l'ho visto, da quando ho visto il legame con Laytham, ho pregato che potesse essere un personaggio pullabile, quindi questa è solo una grandissima notizia per me. Le altre speranze rimangono tutte per farmi pullare Dainsleif un giorno. Ho bisogno di pullare quell'uomo, ma in attesa mi accontento, so che la 3.6 mi regalerà grandi soddisfazioni. Ma andiamo per gradi, fra qualche giorno esce la 3.5, arriva Deia,
con il suo anche annuncio dell'arrivo del permanente che ha destato tanto scalpore, ma vi dirò, io sono comunque emozionata, sono innamorata di questo gioco e della possibilità di avere sempre qualcuno di nuovo da poter provare, da poterci perdere il 50 e 50 o comunque divertirmi. Quindi io sono pronta, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi nuovi personaggi, mi raccomando iscrivetevi al canale se volete comunque seguire altri video, sapere tutte le informazioni che riguardano me e le mie live le trovate nel mio canale Telegram aperto a tutti, vi lascio anche questo nei commenti con il link per potervi comunque unire, che è aperto a tutti, non importa essere effettivamente dei sub sul sito Viola, potete anche semplicemente essere persone che passano, che hanno piacere di sapere che cosa succede nella mia vita e nei contenuti che porto nei vari social, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube e il sito Viola e tanti altri. Quindi io vi aspetto, fatemi sapere insomma cosa pensate, chi vorreste pullare, sempre rimanendo con questo alone di mistero per quanto riguarda gameplay, arma e ovviamente anche creazione, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Thank you.